Ciao brava gente, oggi cominciamo con i saluti di Melita. Vieni Melita, su, qua. Dai, qua. Qua è già un pochino per lei. Questa è la mia Melita. Ma oggi siamo qui in realtà non per parlare di Melita, ma per parlare di una figheria pazzesca, che è questa torcia a LED. Allora, ovviamente non mi sono preparato le cose. Cercherò di fare una recensione a tipo youtuber pro, di quelli che le fanno bene. Quindi arriva in una scatola che è questa, molto scatolosa, con gli angoli belli, precisi, profumati. Peccato che non ha un'imbottitura. C'è un libretto di istruzioni, un cavo USB per la ricarica. È arrivata all'interno di questo pacco, precisamente in questo alloggiamento. E quando è arrivata era un po' fuoriuscita dalla scatola, quindi questo non c'entra niente, per carità, non è successo niente. Questa torcia LED, se andiamo sulla descrizione di Amazon e trovate il link in descrizione, viene data per robusta e può cadere fino a 3 metri di altezza. Io sono stra soddisfatto, ovviamente per fare una recensione non la butto dal balcone perché ci tengo, è veramente un ottimo oggettino. Dopo che l'ho accesa la prima volta mi sono accorto che per fare questa recensione qua non avrei dovuto fare il classico video dove sei in un ambiente buio e fai vedere quanto fa luce la pila, perché non è possibile, cioè le telecamere si adattano al buio in modo automatico, almeno se le lasci impostate così, e questa torcia ha una potenza sufficiente a battersela con i lampioni. Quindi tra un momento vi metterò un breve footage che ho girato all'alba, in modo che l'ho girato col telefono, un S7 del Samsung, così almeno potete avere un confronto, perché davvero io sono stato sbalordito. 15 euro di torcia, ragazzi. Allora, adesso vediamo un attimino il footage e poi facciamo le pulci a questo oggettino. Ciao brava gente, siamo dal balcone di casa mia all'alba. Vi mostro qualcosina, stiamo registrando con un Galaxy S7. Adesso andiamo a renderci conto di che cosa può fare davvero questo. Questa è la potenza massima. Ok? Se punto vicino con tutta l'apertura ha la stessa luminosità dei lampioni LED. Con una mano puoi anche stringere il fascio fino ad arrivare a vedere il disegno del LED addirittura. Adesso purtroppo però lo puoi aprire e chiudere tranquillamente. Quindi tu stai facendo, per esempio, ti cerchi un drone che ti è caduto o vuoi guardare intorno a te perché sei in outdoor, se ci sono animali, bene, vedi il movimento, prontamente zoomi e vai a ricercare le cose. Adesso vediamo la potenza, questa è la alta, poi c'è la bassa. Ok, quindi comunque dà un ottimo fascio luminoso. Ok, poi c'è questa che è la luce laterale, e comunque, come vedete, io adesso giro fuori e dentro. Guardate solo quanta luminosità fa l'illuminazione laterale. Poi c'è la modalità SOS, che per adesso, cioè, è un lampeggiare, però di questa lampadina laterale. Io volevo farvi vedere il cambio di potenza, quindi prendiamo adesso il fascio, è tutto aperto, lo chiudiamo un po', ok? Questa è la potenza alta, questa è la potenza bassa. Comunque è più che adatta e la danno per 24 ore di durata con la carica della batteria. Adesso la spengo tenendo premuto, riaccendo in modalità alta. Guardate solo che roba, brava gente. Ok, adesso continueremo il video andando nella tana del Moon e facendo le pulci a questa pila, perché guardate addirittura laggiù, cioè io riesco a tirare, questi sono 20 metri. Ok, bene, continuiamo nella tana del Moon. Bene, siamo tornati nella tana del Moon. Ora facciamo le pulci a questo oggettino. Questo è un pezzo di ferro. Spesso il calibro Cribio, la Mona Lisa non fa mai ordine.
la Mona Lisa. Andate un po' a vedere nei video indietro, vedrete che c'è la Mona Lisa. Vabbè, non trovo il calibro, però insomma, di sicuro è più di un centimetro. Pezzo di ferro. Qua dietro c'è una calamita. Ok? Quindi io posso agganciarla alla portiera della macchina, aprire e fare luce per vedere dove sto cambiando la ruota. Ma perché devo aprire la porta? Che magari c'è una morosa dentro la macchina, è inverno, fa freddo, io la porta la lascio chiusa e uso l'illuminazione laterale che si arriva potenza massima, potenza minima, luce laterale, quindi io con la portiera chiusa e la morosa al caldo mi cambio la ruota e poi torno. Non diciamolo. L'ultimo click porta alla modalità SOS. Ok? Per spegnere in qualsiasi modalità si tiene premuto. Un'altra caratteristica per la quale la danno è che può resistere a brevi permanenze in acqua. Io come la vedo? La vedo che se sto guardando un torrente e mi cade per giù nell'acqua, o se sto andando a cercarmi un drone che mi è caduto in un bando dove ci sono delle pozzanghere e mi cade in acqua, ho il tempo di andare a raccoglierla. Allora, questo secondo me ci sta. Perché? Perché il tappo dietro della batteria ha un OR rosso che spero si riesca a vedere. Quindi qua è in tenuta. Poi è un blocco unico. Il pulsante per accendere e spegnere ha il suo rivestimento in gomma e quindi parto dal presupposto che sia pensato per essere ermetico. Il movimento dello zoom a livello di scorrevolezza mi dà la sensazione come che si sta scorrendo su un OR piazzato tra l'esterno e l'interno, e quindi anche qua siamo in un regime di impermeabilità. Io perché faccio sta pappardella? Perché non dichiarano il grado IP. Allora, se non dichiari il grado IP, io ti faccio le pulci perché voglio capire cosa sto usando. I problemi quali sono durante una caduta? Che la copertura del LED di fianco è di plastica. Se anche la tenuta intorno ci può stare, se mi cade in un ruscello e batte lì, qua, e questa zona è abbastanza grandina, l'acqua entra. Il tappo per la ricarica è vero che è ermetico, però c'è una linguetta che è abbastanza pronunciata, quindi anche lì, se sfuggendomi lo sgancio, cosa che io ho appena fatto, vedete, io lo premo dentro, dopodiché ce l'ho in mano così, mi scappa, l'ho appena aperto. Quindi la impermeabilità di questa torcia va presa con le pinze e interpretata. Vero è che se io la maneggio come si deve e mi cade nella neve, mi cade nell'acqua e sono fortunato, la prendo, la tiro su, sono a posto. Andiamo avanti con il Pro. Già questa, adesso mi sfugge il nome, la puoi agganciare dove diamine vuoi, che ha una larghezza sufficiente a far passare del paracord, che io ovviamente prontamente non mi sono procurato. Va bene, comunque questa è fatta molto bene. Se poi non la vuoi, la puoi togliere. Io non la tolgo perché non mi va di sforzare la presa sulla circonferenza, perché è molto salda. Ovviamente ci sarebbe inutile mettere una clip come questa, poi te la ficchi lì, dopo due passi si sgancia e buonanotte al secchio. Un altro pregio qual è? Per 15 euro tu hai all'atto pratico due torce, una frontale, una laterale. Ti si brucia una, ti resta l'altra, sei fuori garanzia. Comunque non hai buttato i soldi. Ma non li hai buttati, secondo me, neanche se ti si bruciano tutte e due i LED. Perché all'atto pratico tu ti ritrovi con un caricatore per batterie 18650. Adesso la apro e ve le mostro. Queste batterie, nell'ambito del modellismo, sono usate ad esempio per i radiocomandi, perché non hanno un fattore di scarica altissimo, quindi non possono dare potenza ai modelli più potenti, però hanno una buona capacità e sono affidabili. Quindi questa è la batteria 18650. Poi, se mi ricordo, faccio una foto alla sigla e la metto in sovraimpressione, così vediamo bene. Quindi è importante il lato dal quale rimetterla, rimettiamolo dentro. Torniamo ai Pro. Con 15 euro mi sono fatto una pila che
mi fa da caricatore, ho la batteria che non è integrata, quindi siccome le batterie e la garanzia è sempre un casino, se anche mi arriva con la batteria fallata, io ne ho un'altra per casa, gliela fico dentro. Ho un magnete che me la tiene, quindi spazio alla fantasia, ci faccio i lavori sulla macchina perché la appendo al cofano, ci cambio, come dicevo prima, la ruota con la morosa al caldo, e questo è un altro pro. Il caricatore, il fatto di poter gestire il fascio ad una mano, perché portato in una situazione di outdoor o di osservazione anche notturna, per dire, io sto guardando magari in mano o altro, io con una mano riesco a regolare l'ampiezza del fascio, e questa è cosa non da poco. Un altro punto a favore è la potenza, è veramente 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 potente, il corpo in alluminio. Una cosa che ho notato è che alla massima potenza la luce frontale tende a scaldare, non a livelli preoccupanti per il LED e quello che vuoi, però a scanso di equivoci consiglio di impugnarla non così quando è accesa alla massima potenza, ma così, in modo che tutta questa zona, che comunque è alluminio e trasmette bene il calore, possa raffreddare, cioè garantire il mantenimento di una temperatura solo tiepida. Tra l'altro questa ghiera, che secondo me l'hanno fatta per questo motivo qua, fa anche da raffreddamento, perché le teste dei motori, ad esempio quelle raffreddate a aria, hanno lo stesso sistema di lamelle, cioè la testa del motore con le lamelle, e quelle buttano via il caldo. Porca miseria, non riesco a parlare bene, volevo fare una recensione pro. Va bene, dopodiché la lente è un materiale vetroso, o comunque se non è vetroso è veramente truffaldino, perché a me sembra vetro, ed è molto bella. Adesso veniamo ai difetti. Io quando l'ho comprata mi sembrava più piccola, però il peso è 140 grammi, ho già fatto la foto, qua sono preparato, dopo ve lo metto. Il peso è solo 140 grammi, al lato pratico sta in un paio di pantaloni da lavoro tipo questi, che hanno le tasche laterali, ti sta nello zaino, ti sta dove cavolo vuoi, non è un peso eccessivo rispetto a quello che ti porta. A me piace volare con i droni, piace fare anche un po' di outdoor, in tutte le occasioni me la porterò di sicuro, perché se cado col drone e tardo a trovarlo, si fa sera, io ho bisogno di una fonte di luce con i controcazzi, perché ho bisogno di riuscire a trovarlo sto drone, sono centinaia di euro. Stessa cosa in outdoor, se io sono alle 2 del mattino, sento dei rumori intorno a me, voglio vedere che animale c'è, voglio capire magari, no? Anche solo per bellezza nell'osservarlo. Me ne esco, boom, punto la pila, fascio potente, bello ampio, come avete visto nel footage, quello fatto all'alba. Trovo l'animale, prontamente con una mano gli zoomo sopra. La cosa negativa, ne avevo pensato a una furba. Ah sì, allora, con una torcia di questa potenza, secondo me è una boiata che ci sono 4 click disponibili per le modalità. Secondo me è una boiata partire con quella forte e poi andare a quella bassa, perché io di sicuro userò quella bassa, piuttosto in un secondo momento, se vedo che non mi basta, uso quella alta. Ok? Quindi a livello di elettronica, secondo me potevano pensare questo, che avrebbe risparmiato un sacco di click sul bottone. Detto questo, andiamo avanti. Il libretto delle istruzioni, ve lo mostro, dice niente. Dice niente in 4 lingue, però non vedo quali istruzioni possano esserci su sta pila. Comunque sia, raccomando di leggere la scheda tecnica su Amazon, perché spiega bene. Quindi ti dice che la ricarica sono 3 ore. A me quando è arrivata, io l'ho accesa ed era veramente potente. E lì ho deciso di caricarla tutta per mettere alla prova anche la durata. Quindi 3 ore, per me sono state 3 ore e 40 minuti, però ci sta. Dice 24 ore di durata con l'intensità bassa su questa lampa. Io ne ho fatte 12, l'ho paccioccata un po' dopo la ricarica, poi ho fatto 12 ore, nel senso che l'ho messa nella stanza di fianco accesa, al mattino l'ho trovata accesa, la sto usando adesso per fare la recensione, e ancora quando la accendo non mi dà la luce rossa sul pulsante, perché segnala quando è scarica con la luce rossa. Durante la ricarica questo pulsante lampeggia di rosso, diventa verde quando la batteria è carica.
cos'altro posso ancora dire su questa pila? Niente, cioè io mi sento, cioè per 15 euro mi sono portato a casa un pezzo da 90, sono estremamente contento, sto valutando se prenderla addirittura ai miei genitori, perché loro sono sempre un po' refrattari a queste cose qua, ma sì, c'ho il LED del cellulare, sì, c'è il LED del cellulare, ok, ma in una situazione che ti va via la luce, non puoi ricaricarlo il cellulare, perché ti devi scaricare la carica del cellulare per farti luce quando tu prendi una robetta così che ce l'hai lì pronta, la metti a bassa potenza e ti fa luce in ogni dove. Cioè questa qua alla massima potenza illumina un locale di 4 o 5 metri per 4 o 5 metri, lo illumina con un'intensità, cioè se la punti sul soffitto che c'è la riflessione della luce, c'è una luminosità, adesso vediamo se rende un po' l'idea. Adesso purtroppo è giorno, quindi non lo so, però vedete un po' il confronto, poi l'avete visto nel footage che ho messo in confronto a un lampione, cioè qua ce n'è. Ovvio questa modalità io sconsiglio di usarla per 12 ore di fila, cioè se è per farti luce 12 ore passi a quella bassa, comunque ce n'è, e comunque in una situazione di buio se la punti al soffitto tu hai un'illuminazione ambientale sufficiente a muoverti e fare quello che devi fare. L'altro pregio qual è? Ma questo però è una casualità che voi possiate apprezzarlo. Io ho questa Polaroid Cube, ovviamente di tutte e due metto il link in descrizione. Questa è un'action cam sgarruppata da povero, adesso non so se la paghi 30 euro, 25, non lo so. Cliccate sul link e andate a vedere, adesso non mi sono preparato su questo aspetto. Però cosa succede? Che questa Polaroid Cube qua, innanzitutto sui droni è una favola, perché è vero che ti lascia un po' di gelo se il drone vibra, però è anche vero che è robustissima ed è più piccola rispetto allo standard, quindi lo standard è questo. Se io tolgo questa, porca miseria, e metto la Polaroid Cube, cosa fa? Ci balla. Ed è il motivo per il quale io ho questa fascetta in più, ok? Però essendo che ci balla, io mi sono fatto la scuola quella brutta senza simulatore, cadendo ogni 2x3 con un supporto standard, perché già lui molleggia prima di toccare la telecamera e questa ha preso colpi che non vi dico. Comunque sia, tornando sul nostro, alla fila, alla torcia, lei, visto che lei è la star del momento, cosa succede? Che se tu hai un action cam come questa che ha la calamita sotto, o che accetta calamite sotto, tipo questa, è una Dolphin, è stato un acquisto sbagliato, ma in realtà sono riuscito a farla funzionare, poi faremo un video. Questa non ha la calamita, ma prevede una calamita, viene consegnata con un supporto calamitato. Cosa succede? Che tu puoi usare queste action cam messe sulla calamita con un'illuminazione e nel mentre tu vai a riprendere, capisci? E può essere questa, può essere la Cube, che io adoro. Ok? E quindi a lato pratico è come che hai, non dico una steadicam, un braccio stabilizzante perché non è vero, però comunque stabilizza già un po'. Poi hai l'illuminazione frontale, la tua action cam e ci fai le tue riprese al buio senza nessun problema, senza essere impegnato con tutte e due le mani perché da una faccio luce, dall'altra riprendo, no, la luce la metto lì così ho una mano libera. No, questa qui volendo la posi anche così, ti fa luce, ti ci fai la tua recensione dicendo che questa è una scatola scatolosa che fa pietà e che secondo me l'imbottitura non gliel'ha messa perché è vero che è pensata per cadere da 3 metri. Vabbè, teniamo premuto, spegniamo. Vabbè, questa recensione è stata un po' così, è anche la prima che fa... Ah, questo è il cavo USB per la ricarica. Io è ancora così perché quando l'ho caricato ho usato il caricatore del telefono. Va bene. Micro USB, quindi ce l'abbiamo tutti in casa. Che dirvi? Che fai outdoor, che voli con i droni, che c'hai paura del buio, che ti piace semplicemente avere una torcia quando vai in giro o averla in casa sempre pronta all'uso, questa per 15 euro è veramente veramente un buon acquisto, per i motivi che dicevo prima. Ti si brucia la prima, c'hai la seconda, ti si brucia anche la seconda, c'hai il caricatore delle batterie, ti si brucia anche quello, c'hai un magnete decente, adesso non so se si vede, l'ho attaccato alla molla lì, però dai, comunque
cioè anche se sei fuori garanzia, poi comprata su Amazon in realtà per i primi 2 anni non c'è problemi, tu qualsiasi cosa ti succede nei primi 2 anni contatti Amazon, fai il reso e c'è la garanzia, e voilà, è anche abbastanza equilibrato. No, sono veramente soddisfatto, veramente veramente veramente, la marca è questa, in descrizione c'è il link, se volete darmi una mano, siccome io non sono un ricaccione che posso permettermi di comprare 60.000 robe per mostrarvele, iscrivetevi al canale, fate click sul link che vi metto, anche se poi non comprate, così c'è un po' di movimento e magari riesco a farmi mandare qualche prodotto da testare. Ciao brava gente, alla prossima.